Gli studenti riempivano la stanza, molti seduti, qualcuno in piedi. La stanza era piena dovunque di visi. Era una scuola come le altre. Gli occhi dei ragazzi, delle ragazze, di tutti gli allievi, erano puntati, fissi, su due figure che a loro volta li puntavano in piedi. Nessuno osava parlare. Le due figure in piedi, al centro dell'attenzione, infatti non parlavano, si limitavano a guardare, con uno sguardo che esaminava i visi di ognuno. Come si legge una pagina scritta in cerca di un errore? Poi, all'improvviso, uno dei due fece un passo avanti, sorrise e cominciò a camminare fra i ragazzi, con un passo lento, senza mai togliere gli occhi di dosso dai loro visi. D'altra parte, lo chiamavano l'esperto dei visi. Il silenzio era perfetto. L'esperto dei visi si fermò nel mezzo e disse: «In questo gruppo di studenti vedo un grande numero di stranieri, colori della pelle diversi dai nostri, la forma degli occhi, i tratti del viso, e se parlassero, ne sono certo, anche il loro accento sarebbe ridicolo. E soprattutto vedo qui fra noi un grande numero di stranieri provenienti da una certa parte del globo terrestre, quella certa parte dalla quale provengono criminali, delinquenti, che non portano rispetto e per i quali sarebbe sciocco avere rispetto. E al di là di questo, la razza a cui appartengono è razza di sangue sporco, dalla quale niente abbiamo da imparare. E per questo ho voluto intervenire in questo primo giorno di scuola. Siate fieri di questa vostra eccellenza, della razza che vi distingue. E quanto agli altri, quanto agli stranieri, quanto ai diversi, quanto agli inferiori, dirò forte e chiaro il nome della vostra razza, chiedendo a chi vi appartiene di alzarsi in piedi, qui davanti a tutti, davanti a me. Alzatevi in piedi, luridi italiani. Siete razza inferiore. Sta scritto su...